giornata De Luca è fortemente concentrata su iniziative che possono dare valore ai nostri talenti, ai nostri ragazzi, ai nostri ricercatori e a tutte le nostre start-up e al nostro ecosistema di piccole e medie imprese che crescono. Tutti i dati sono molto incoraggianti. Oggi appunto apriamo la quarta edizione dell'Innovation Village, il nostro appuntamento di primavera, dove facciamo un po' il punto sulle nuove iniziative, sulla nuova programmazione che vedrà insomma anche delle ulteriori iniziative in questo senso. Parliamo di innovazione tecnologica, di innovazione sociale, innovazione per la salute, innovazione per la scuola, innovazione a 360 gradi, e credo che insomma da tutte le esperienze che verranno oggi rappresentate, dai nuovi partenariati, dal lancio della piattaforma di Open Innovation che ha ingaggiato tante aziende importanti a livello nazionale che ci affidano le loro sfide di tecnologia e avremo le risposte dei nostri start-upper, insomma credo che avremo un insieme di opportunità da valorizzare insieme, e questo è un po' per noi l'inizio di una scommessa, di un nuovo lavoro sull'Open Innovation che ci accompagnerà per tutto il 2019. Il ruolo del pubblico è fondamentale. Con l'evento di lancio della piattaforma di Open Innovation si è fatto chiaramente vedere che non soltanto c'è il pubblico vuole essere il catalizzatore dell'innovazione, ma vuole essere anche un acquirente di innovazione, e attraverso quindi questo acquisto di innovazione vuole diventare un fautore, un innovatore se stesso. Il modello di Matrix è basato principalmente sulla valorizzazione della ricerca accademica, sia delle università che degli enti di ricerca, e quindi è un modello che ancora non esiste tranne che Materials, e in tutto il mondo ci sono solo sei società che hanno il modello Materials, e queste lavorano molto vicino alla ricerca e trasformano un'idea di ricerca in un prodotto analizzabile sia da un investitore ma anche da un'impresa.